Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, di futsal, benvenuti al centro sportivo La Siepe. Si gioca questa sera la finale della prima edizione del 958 Cup. In campo già le squadre della Nuova Look e della Simonelli Team. Tutto pronto, il signor Costanzo dalla sezione Opes di Latina dà proprio in questi istanti il fischio d'inizio. Si parte dall'indietro, sempre Cacciotti sul punto di manovra, la parte centrale, fa partire anche il tiro, la risposta di Ducci che ancora cerca di farsi spazio, il giocatore della Nuova Look, Ducci, non era in una perfetta posizione, poi recupera il pallone Papa, va subito a calciare e c'è Ducci, non è, si allarga, fa spazio, la rincorsa e la risposta di Cantarelli in due tempi, Colella, piccolo velo, poi se ne va subito Ferraro, ma c'è ancora Cantarelli, Palumbo, Papa sulla linea di porta, D'Angelo compie veramente recupero provvidenziale, c'è il fallo questa volta su Cacciotti, si tratta di Ferraro, c'è il fischio, il mancino di Cacciotti, Alberto, e c'è il gol del vantaggio. Sono entrati Sacchetti, Colella, il primo tiro, respinto, ancora Colella e poi il raddoppio di Papa che si avvita e c'è la palla che finisce in fondo al sacco, fallo laterale ancora per Simonelli, Donne dalla parte opposta dove c'è Ferraro, corregge il pallone, poi fa partire il tiro, Cantarelli, Cacciotti di prima intenzione, D'Angelo la mette giù, Nonne prova anche la conclusione, Cacciotti con il mancino e mette a sedere D'Angelo, il tiro, c'è una deviazione ma il gol combina un pasticcio, fa ripartire adesso la Nuova Look con Cacciotti, Papa carica il tiro, la mette sotto la traversa, Cacciotti non va via, a Felice, Ferraro, ancora Ferraro, colpisce Cantarelli, Ferraro si accentra, va a caricare il tiro, poi non si riesce a correggere, una serie di batti e ribatti, c'è molta confusione, ma la palla per la Simonelli Team non finisce in rete, Colella in mezzo, Ducci combina un pasticcio e la palla finisce in rete. Sicuramente sarà l'ultima azione, parte Morelli e colpisce l'esterno del palo e finisce qui, la dà a Cacciotti, all'indietro per Sacchetti, ancora Cacciotti, possibilità per andarsene, beffare Ducci ed è il 6-1, Nonne adesso va a guadagnarsi qualche pallone in più partendo da dietro, Palumbo, il tiro, il palo, Ferraro verso Morelli che stoppa il pallone, lo mette giù, lo rasa perfettamente Nonne, la ferma, si libera anche di Palumbo anche se lo va a strattonare, Morelli, Ferraro e Morelli sul punto di battuta, ma sarà quest'ultimo sicuramente a calciare dopo aver ricevuto da Ferraro, prova Cantarelli, Ferraro, poi non corregge in rete, si può giocare, Ferraro, Morelli, Papa, ancora Colella, tocca Ferraro, poi calcia all'indietro, la dà Colella, la corregge verso Sacchetti, tiro teso, Simonelli, Papa molto bene, esce con il pallone, poi per Cacciotti, Colella con l'esterna, ancora Papa, si avvita con il petto Ducci, però gli dice di no, Morelli, D'Angelo, Simonelli, poi Nonne, Simonelli, calcia, c'è la deviazione di Sacchetti, Morelli, D'Angelo, Nonne,
nonne, ma Cantarelli meglio di lui anche in questa circostanza. Sacchetti e prende il palo ancora Simonelli. Team questa volta si fa soffiare il pallone. Morelli da Papa che da lontano la spedisce in fondo al sacco. Palla che arriva a Nonne, si apre la conclusione al tiro e arriva il triplice fischio finale. La nuova look si aggiudica la finale della prima edizione del 9-5-8 Cup battendo la Simonelli Team per 7-3. Doica Florin il miglior allenatore del questa edizione. La squadra fair play adesso si prepara ed è la DSA Pneumatici con De Simone Alessandro il rappresentante, ed è pronto anche lui a ricevere il premio per la squadra fair play di questa edizione. Il capocannoniere dell'edizione è Emanuele Balestrieri del Real Lens, ma che non è presente. Il portiere invece della che ha subito meno reti della ASD Valgis, Gava Marian. Si avvicina Gava Marianna, aveva già sentito il nome. Ed ecco anche la foto di rito. Miglior giocatore della finale qua è stata dura ragazzi, si è comportato tutto bene, però il più sportivo pure merita. Alberto Cacciotti del nuovo look, prego. Cacciotti Alberto il miglior giocatore della finale, miglior portiere della finale. Come presenza, non è perché nulla da togliere a te, perché per me siete tutti uguali, però ha fatto molte presenze, anche se però ha dato il massimo. Cantarelli Francesco. Francesco Cantarelli della nuova look che si è aggiudicata la finale, guadagna anche il premio come miglior portiere. Squadra terza classificale, la SD Valgis. Vedrà un rappresentante della formazione. Ecco qui Giancarlo Simonelli con la premiazione della terza squadra classica. Simonelli Team 4 kg di porchetta più la coppa secondo classificato. Prego. Seconda classificata la squadra della Simonelli Team che ha praticamente perso la finale per 7-3. Ecco qui si va a schierare tutta quanti la Simonelli Team. Gli eterni secondi che oggi hanno stravolto, diciamo, un po' prende di questa classifica a scherzare con la squadra vincitrice, la nuova look di Maurizio Iacovacci che vince appunto l'edizione del 9-5-8 Cup e sono pronti per a questo punto alzare. Allora, con Giancarlo Simonelli, organizzatore ormai di tante manifestazioni, tanti tornei, c'è ancora tanta forza per fare queste cose? Sì, sì, assolutamente sì, anche perché vedo che pian piano con gli errori che si stanno facendo si migliora sempre, nel tempo si migliora sempre di più. Giustamente è difficile fare dei tornei amatoriali, però ci stiamo riuscendo sempre di più e questa prima edizione del 9-5-8 Cup è stata proprio quella scintilla che ha fatto capire
a noi, diciamo, anche alle squadre, che si può giocare anche divertendosi, anche con poco. Non serve vincere 3.000 euro, anche con un prosciutto e circa dei buoni acquisti si fa tante cose. Ma del resto proprio questi premi nel corso di questa stagione, questa estate, che ancora potrebbe offrire qualcosa, ce ne sono state tante di edizioni, prima edizione anche di un torneo, tra l'altro misto tra uomini e donne, praticamente c'è stato questo. Sono tornei amatoriali, ma che comunque stanno sempre far salire l'interesse per questo sport. Assolutamente sì, perché il calcio a 5 deve crescere, e non è solo a livello dilettantistico, ma anche amatoriale. E tra l'altro io sono seguito anche e affiliato a Lopez, che mi segue passo passo anche nei miei piccoli errori. Devo dire anche un grazie a loro, e grazie a tutti gli arbitri che mi forniscono, e grazie a tutte le squadre anche partecipanti. Grazie.